Martedì mattina, mercato di Susa, ci sono tutti i banchi, ne manca uno, quello di Emilio. Oggi pesce se ne mangia poco da un'altra parte, ma quello di Emilio oggi non si mangerà di sicuro, perché o lo riesce a trovare a casa sua nella vasca da bagno, o altrimenti non può andare a prenderlo a Torino. Questa è l'ultima delle novità nel mondo del notav, e tocca il lavoro degli artigiani, dei lavoratori in proprio, cosa assolutamente ingiusta, perché si toglie la possibilità ad una famiglia di avere un reddito, ma certamente non di evitare di pagare le tasse, perché come ben si sa il lavoratore proprio le tasse le devono pagare. Quindi questa mattina noi sul mercato incontreremo le persone che normalmente vengono a far spesa qui, incontreremo i suoi amici, i suoi compagni di banco, e vediamo un po' che cosa ne pensano. Lei è dirimpettaia di Emilio tutti i martedì qui. Certo. Ecco. Questa mattina quando sei arrivato tu già sapevi? Sapevo già tutto perché Marinella è mia amica. È normale che mi ha raccontato tutto quanto. Sono arrivata di merda, perché tanto nel mondo. No, quello sì. Capisci che in Italia non puoi fare un cazzo, perché tanto ti gestiamo. Però Emilio continua a lottare, continua a far bene, qua continuiamo a lottare tutti. Un lavoratore improprio che ha già un sacco di problemi di suo per sopravvivere. Ora, non poter andare a lavorare, non poter neanche permettere alla moglie di lavorare, appunto, perché lui non può neanche andare a caricare la merce da portare alla moglie che possa vendere al mercato. Sì. Per cui questo è doppiamente. Tutti i disagi ci sono sicuramente. Che poi alla fine della fiera per cosa? Per cosa? Cosa ha fatto? Questa è la domanda. Dirimpettaio anche tu di Emilio il martedì. Stamattina non c'è. Ti sei chiesto come mai o già lo sapevi? Già lo sapevo. Come l'hai presa la notizia? Potenza dell'internet. Posso dire un piccolo appunto prima? Sì. L'ha saputa prima mio figlio che sta in Australia. E lui mi ha mandato il messaggio dicendo: mai visto Emilio? Allora poi sono andato a guardare. Secondo te come andrà ora avanti questa storia? Che colpisce il lavoro oltre come andrà avanti questa storia? Come stavo giustamente dicendo, giustamente dal mio punto di vista, te qui in Italia si può fare praticamente tutto e lo vediamo, basta solo che uno non tocca l'interesse della casta e non gli va a mangiare nel piatto dove stanno mangiando. Siccome la TAV, come ben sappiamo, questo sfondo porte aperte è un grande crogiolo miliardario, basta soltanto che non li vuoi impedire questo, poi loro sono tutti contenti. Avete presente quella bellissima poesia di Bertolt Brecht? Prima vennero a prendere gli zingari, però non dissi niente perché gli zingari rubacchiavano. E già ci siamo. Poi vennero a prendere i comunisti, però non dissi niente perché non mi stavano simpatici. Poi vennero a prendere gli ebrei, poi non c'era più nessuno che mi difese, vennero a prendere anche me. Il fatto di arrivare già a casa e trovarsi una lettera, una comunicazione che ti è arrivata e dice: tu da oggi non puoi più lavorare. Grazie. Ma il discorso secondo me è molto ampio e queste sono soltanto delle punte dell'iceberg. Cioè, il problema è una situazione di illegalità c'è qua in valle, che non è da parte nostra, e questo secondo me dovrebbe interessare tutti, non solo chi è contrario all'opera, ma tutti, perché se incominciamo ad avere uno Stato che non si comporta da Stato, questo deve essere un problema per tutti, perché le regole sono una cosa fondamentale. E quindi dopo possiamo discutere anche su altro, però su questo dobbiamo essere tutti. E questo invece purtroppo è proprio un discorso che non viene recepito. Non viene recepito perché per l'abilità di chi manovra queste cose veniamo messi uno contro l'altro, facciamo la guerra dei poveri e facciamo gli interessi invece di quelli che su questa guerra guadagnano miliardi. Quindi dovremmo mettere da parte i campanilismi, dialogare tra di noi e renderci conto che sono problemi molto seri questi, che poi sfociano in queste ingiustizie, però c'è un substrato secondo me molto che dovrebbe interessare l'Italia. Questa mattina Emilio al pescivendolo non c'era, tu dice: ho preparato il banco, non me ne sono ancora accorta. No, non ho fatto il giro. Ecco, ma il fatto che abbiano deciso di dargli l'obbligo di dimora, quindi lui da Bussoleno non può uscire, e di sera tra l'altro non può neanche uscire di casa da Bussoleno, ha un lavoro che adesso non può svolgere. Tu cosa ne pensi di una cosa del genere? Non vedo perché non devo uscire, perché non ha ammazzato nessuno, non ha fatto nessuno, come si dice,
sbaglio contro la legge, non vedo perché non devo uscire. Bisogna lavorare, perché sennò il governo chi lo mantiene? Dobbiamo paghiamo le tasse, anche se non lavoriamo, non è giusto che deve stare a riposo. Il riposo costretto. E quindi speriamo, insomma, che possa arrivare il prossimo martedì, possa essere qui. Vediamo. E ora possiamo chiederti. Allora, questa mattina la gente sta venendo ed Emilio non c'è. Tu come primo cittadino di questa città, ma soprattutto come valligiano, come... Allora, prima di tutto la gente ha diritto di lavorare, questo mi sembra un provvedimento appuntamente fuori dai tempi. E quindi esprimiamo tutta la nostra solidarietà a Emilio, che si è sempre impegnato in modo molto forte a difendere il territorio. Quindi, diciamo per lui. Il fatto di scegliere di fermare delle attività non ti sembra una forzatura verso chi non sa più che cosa fare, allora... È una forzatura, che non rivendichiamo in modo fermo il diritto di protestare. Se la protesta viene colpita in questi mezzi, credo che sia indegno di una società civile. Credo di esprimere il sentimento di tutti gli amministratori nel rifiutare queste forme di pressione. Tu sai che Emilio il pescivendolo non c'è stamattina sul mercato? Okay. Non sapevi? Allora, ha ricevuto anche lui, diciamo, perché ormai la storia diventa... Ecco, l'obbligo di dimora, quindi lui deve stare a Bussoleno e alla sera non deve neanche uscire di casa. E quindi lui non può lavorare. Questo lo alzo su più che posso. Ecco, tu cosa pensi di certe cose che stanno arrivando sulla testa della gente, dico tu non puoi lavorare? Soprattutto se uno lavora in un'azienda avrà qualche po' di garanzie, ma chi lavora in proprio? Gabri, guarda, lo sai che siamo, è anni che lottiamo queste cose, dobbiamo continuare a lottare sempre di più, tutti uniti. Non c'è più parole, guarda, dobbiamo solo lottare, tutti uniti. Forza! Emilio chi è? Ecco perché abbiamo detto tanto. Ci appartiene. E quindi adesso è a casa, cioè quindi probabilmente adesso è a Bussoleno, in giro per Bussoleno fino a stasera. Però... Dato i domiciliari, l'obbligo di dimora, l'obbligo di dimora all'interno del comune, o all'interno del comune. Quindi lui il pesce o gli viene dentro il lavandino o non lo può più vendere, e quindi non lo vende, quindi gli impediscono anche di lavorare, e questa è la cosa grave. Sì, è ledere un diritto, insomma, costituzionale, e quindi viene leso questo diritto. Certo. Vai Emilio, siamo qua. No, perché in effetti questa mattina lo si sta cercando e molti non lo sapevano, l'hanno scoperto stamattina. Però lui praticamente dall'altro giorno non può più andare a prendere il pesce e non può fare i mercati che non sia quello di Bussoleno, ammesso che abbia il pesce. E non sappiamo fino quando. Sono disgustato da questa notizia, perché effettivamente vivendo in Italia vedo delle situazioni veramente... che lasciano il tempo che trova. Il problema che abbiamo è solo lo stadio, se abbiamo credito il culma della Juventus o no. Poi un ragazzo che conosciamo da tantissimi anni, collega qui, mi trovo amareggiato di questa distruzione. Sono senza parole a sentire queste cose. Sì, no, non certo da dire. Ciao, sono la figlia di Emilio e papà, volevo dirti che sono tanto fiera di te. È chiaro, no?